Ma ci credete? Abbiamo reso Vegas un luogo indipendente e sicuro. Ora tutto questo ci appartiene e una leggera neve cade su questo luogo. Ma la cosa bella è che gli episodi ancora non sono finiti. War. War never changes. Abbiamo ancora un mistero da risolvere. Un mistero che ci portiamo avanti dall'inizio del gioco. In questa zona sta succedendo qualcosa di strano e dobbiamo andare a scoprirlo. E con questo episodio inauguriamo il 200° salvataggio. Ma guarda un po', c'è ancora qualcuno della legione attivo. Nonostante io abbia già ucciso il legato. Fermo, fermo, ti farei solo più male. Il mio Pip-Boy aveva captato questo segnale fin dall'inizio della nostra avventura. E dopo così tanto tempo, eccoci all'area 51, dove gli edifici sono fatti di cubi. Volo via! Madonna, quanti ghoul ci sono in questa zona? Meglio mettere un'arma un po' più veloce, qualcosa che faccia danno. Esplora la base e scopri cosa sta succedendo. La base sembra deserta, dovrei investigare. D'accordo. Investighiamo allora. La prima cosa su cui voglio investigare è che cacchio c'è là dentro. Poi, seconda cosa, perché le scale continuano a sparire. Questa cosa era successa pure in live, ma credevo si fosse rinchiuso solo lì la cosa. Chissà se qua nell'area 51 troveremo gli alieni. La cosa non mi sorprenderebbe. Oh là! Non puoi sfuggirmi. Perché è esploso tutto? Buongiorno. Sono venuto qui per saccheggiarvi e anche per scoprire cosa sta succedendo. Ehi là, dove andiamo, eh? Chissà quante radiazioni troveremo. La cosa più strana è che nessun cadavere ha niente addosso. Ehi, buongiorno. Tu da dove sei saltato fuori? Chissà perché la gente si teneva a distanza da questo posto. Non vedo nessun pericolo. Forse le leggende dell'area 51 si sono spinte fino ad oggi. Materiale radioattivo, eh? La cosa non è poi una sorpresa. Nessun cancello è troppo difficile da aprire. E sono salito di livello, mio Dio. Avete visto quanto stavano salendo le radiazioni, vero? Dio mio, scappa. Porca miseria. Questa bomba deve essere ancora estremamente radioattiva. Chissà se posso avvicinarmi alla fine. Posso interagirci, ma non posso attivarla. Forse certe cose è sempre meglio che rimangano un mistero. Un po' come i miei compagni, chissà perché non sono venuti qua. Oh, sfilze di robot, vedo. Ma che persone simpatiche. Non vedo l'ora di fare un po' di amicizia. Minchia. Perché si stanno combattendo a vicenda? Per qualche arcano motivo ho attivato i loro sensori e si stanno attaccando. Fermo. Cavolo, se riescono a resistere più di un colpo di quest'arma, vuol dire che sono veramente forti questi robot. Meno male che io sono preparato. Area 51, non oltrepassare. Vallo a dire a qualcun altro. Mamma mia, quest'arma è fantastica. Scusa un attimo, quello è un aereo proprio come quello che hanno preso i boomer. Oh, interessante. Là, dove sei? Ah, eccoti. Mamma mia, quanto è devastante questa roba. Che dire? C'è un bel po' da esplorare. Hanno addirittura un treno. Chissà se si può passare. Non credo. Chissà se possiamo salire là. Non penso. Ma chi lo sa? Ops, altri robot. Non ce n'è più. Quello è un campo di forza, per caso? Beh, basta passare sotto. Qua si potrà entrare, sarà una torre di controllo. Oh, che bello, è proprio come Broken Steel. Ma che figata. Magari avessero aggiunto un DLC del genere. Ma che bello. Chissà perché i boomer non si sono mai spinti a tanto. Possiamo recuperare i componenti. Tuttavia sembra sia possibile recuperare i componenti. Facciamolo. 100. Madonna. Credo che i miei compagni non abbiano l'intelligenza artificiale per muoversi in questo posto.
Guarda, non ce la fanno proprio. Se dovesse apparire un imminente pericolo sarei fottuto, visto che loro non mi aiutano. A proposito di imminente pericolo, sono io il pericolo. I am the danger. Pensa che figo se avessimo potuto rubare un Vertibird. Fammi indovinare. Scusa, aspetta. Ah, ok, no, per un attimo ho pensato di poter passare da qui. Ho pensato di poter fare il furbo. Bello. Un altro pezzo di questa missione è stato completato. La cosa incredibile di tutta questa storia è che non c'è nessuno a parte i robot. Com'è possibile che nessuno abbia cercato di reclamare un posto del genere? Chissà se in questo posto c'è strumentazione, conoscenza, tavoli invisibili, i miei compagni che non si muovono. Bene, ho già capito come finirà questa storia. Io da solo contro tutto. Lui là. I razzi no, non valgono. Ecco qua. Dai, spari. Vediamo se muore da solo. No. Ho dovuto pensarci io. Quale di queste porte sarà la principale? Questa oppure questa? Beh, quella perché c'è la freccia. Però questo è il communication building. Oh, siamo professionali qua, vedo. Cos'è sto rumore? Perché sto tizio è vivo? O per meglio dire morto da poco? Vi dispiace? Dovrei passare. Inaccessibile, inaccessibile. È tutto inaccessibile in questo luogo. Non c'è una sola porta che si apra, a parte questa. Allora, partiamo dal presupposto. Cos'è questo rumore? E perché ci sono dei scienziati e dei soldati morti di recente? Ah, era questo che faceva rumore, bene. Alla buon'ora, eh. Vediamo, forse in questa struttura avremo un po' più di fortuna. Tunnel collassato. Eccoci qua. Buongiorno. Vediamo dove porta questo tunnel collassato. Vabbè, radioattiva sì, ma non eccessiva. Scienziato dell'enclave. Ah. Mi stai dicendo che l'enclave era infognata in questo progetto? Capito? Infognata, perché siamo nelle fogne. Ma questo è un labirinto e io vedo i piedi dei miei compagni. Ah, ok, va bene. Arrivo. E la madonna, quanti ghoul ci sono in questa zona? Ho bisogno di un'arma più grande. Ce ne sono... Madonna, ma quanti siete? Santo cielo! Cosa sai fare? Gun, non ti mettere in mezzo. La madonna, ma... Seriamente, quanti siete? Mamma mia! Non morire, Boon! Ti salvo io! Ce ne saranno altri di qua, non lo so. Forse è per questo che questo posto è deserto. Perché tutti quanti i membri di questo luogo si sono trasformati in ghoul. Boon, tutto bene? Wow. Santo cielo, wow. C'è ancora qualcuno? Hai voglia che c'è qualcuno. Ci sono tutti qua. Altro che qualcuno. C'è chiunque, c'è chi paone anche. Chissà perché la cosa non mi sorprende. Vi farò fuori tutti. Brutto quando finisci le munizioni durante un combattimento. Cosa sai fare? Attento, Ulisse!
ti ho in pugno. Mamma mia. Ma sono veramente in tantissimi. Avanti! Tutto bene là dietro? Meglio cambiare un po' arma. Con qualcosa di un po' più veloce e con un po' più di munizioni. Dove stiamo andando? Dove stiamo arrivando noi? Cosa ci aspetta? Ulla! Entra nel bunker. Guarda, per sicurezza... Cosa... Cosa sta succedendo? Ti mettono proprio anche l'insegna. Area 51. Oh, almeno l'allarme si è fermato. C'è ancora qualche nemico. Lo sento benissimo. Wow. Perché va tutto a rallenti? Tranquillo, K9000. Ti proteggo io. O per meglio dire, ci proteggiamo a vicenda. Dove stiamo finendo in tutta questa storia? Apriamo la porta. Molto radioattivo questo posto. Madonna, l'ho sbalzato via. Wow, ma questo posto è enorme. Beh, certo, non mi sarei aspettato di meno dall'area 51, effettivamente. Altro che nemici. Noi siamo gli intrusi. Chiave necessaria. Settore E. Wow, ci sono anche i settori. Fantastico. Ma porca puttana, ma dai. Ma vabbè, dai. Ma ci sono anche le offerte. Anche la musichetta. Dio mio, chiunque tu sia che hai creato questa roba, io ti ringrazio. È tutto magnifico. Parapapapa. Vabbè, dai. C'è anche la carne fresca. E tu credo sia lo chef, vero? Va bene, ti lascio lavorare. Dio mio, è stato fantastico. Contatto. Non puoi sfuggire. Ah, eccovi. Mamma mia, quest'arma è veramente troppo forte. Sono morti, tranquilli. Ci penso io a questi. Quartieri di comando. Barracks. Dobbiamo trovare una chiave. Probabilmente la butto lì. Ci sarà una chiave che apre tutto. Madonna mia. Quest'arma non è forte solo contro la carne. È forte contro qualsiasi cosa esista. Tanto i miei compagni li lascio fare. Cioè... sanno cavarsela benissimo anche da soli. Quello che mi chiedo io è: troveremo qualcosa di unico? Qualche arma, qualche armatura, qualche creatura? Vabbè, abbiamo trovato prima un robot sporco completamente di sangue, quindi... e vabbè, lasciamo perdere questo che è appena successo. Alcuni errori possono capitare. Possiamo anche trovare la scorta segreta di Nuka-Cola. Madonna santa! E che cos'è qua? Ci penso io! I miei compagni dove sono? Con calma sarei arrivato, tranquillo. Qualcuno sta ancora sparando, ma io non lo vedo. Ehi, basta! Contatto! Ma guarda, altri robot. Tuta centrale Volt 3. Ci pensate voi a questi, vero?
Altri nemici in vista? Beccati questo. Direi proprio di sì. La cosa bella è che si segano come se fossero tonni spezzati da un grissino. E sono salito di livello. Ma agente Snake? Ma che davvero? Ma dai, c'ha anche la benda sull'occhio. Ma che figo. Password? Perfetto, grazie Snake. What's wrong? Snake! Snake! E questo è l'unico computer che si attiva. Ogni accesso non autorizzato sarà portato alla corte marziale, ma va. Risultati del laboratorio. Risultati sul cibo, l'autopsia e clonazione. Attenzione. Esperimento. Un super soldato. Il primo tentativo è stato un insuccesso. Fallimento degli organi. Test sul DNA. Frank Horrigan. Ma noi sappiamo benissimo chi è Frank. E la nostra missione è distruggerlo. Già una volta ne abbiamo affrontato uno. Non molto intelligente, devo dire, ma molto forte. E se solo un Frank Horrigan rinchiuso dentro un bunker della confraternita era un problema, un Frank Horrigan creato dall'Area 51 potrebbe essere un grosso problema. È fantastico come io sia ormai troppo resistente alla qualsiasi. Neanche i robot possono più contrastarmi. Li seguo in due che è una meraviglia. Dai, forza. Provateci se ce la fate. L'accesso per il settore C. Grazie. Ma qua ci sono dei missili. Il divide non doveva essere l'unico posto pieno di missili. Buongiorno. Non puoi sfuggirmi. Mi sa che il settore C era quello delle munizioni e delle armi. Madonna, questo era enorme. Wow, ci sono anche le armature. Era un tecnologista. Ah, non posso usarle. Dove sono finito? Che bello quando sono i nemici a venirti incontro. Ma è proprio quello che penso. È un disco volante. Allora le storie erano vere. Cosa sai fare? L'Area 51 aveva trovato gli alieni. Beh, anche io li avevo già trovati in realtà. Possiamo entrare nella barrack ora. Grazie. Tutto questo è fantastico. E tu cosa avevi? Screw them all. Credo siano le sue ultime volontà. Perché siamo esplosi? Per quale arcano motivo siamo esplosi? Guarda, non lo so, e a questo punto è meglio che ci allontaniamo. Ma che sta succedendo? Entriamo nella barrack, vediamo cosa ci nasconde. Un po' di ghoul. Niente di inaspettato, devo dire. Hanno ucciso Veronica. Forse tutti questi ghoul erano troppi anche per loro. Occhio Veronica. Non sei in grado di occuparti di tutti questi ghoul. Non da sola. Ma neanche di una a quanto sembra. Qui c'è un terminale di comando. Molto semplice. Bene, possiamo farci il clone per ogni carta. Ottimo. E con questo possiamo entrare nel settore A, quello dove molto probabilmente si nasconderà il nostro obiettivo. Come? Perché siete dall'altra parte e io sono qua? Qualcuno mi apre per favore? Grazie. Magia dei videogiochi. Come voi siete passati da questa parte, rimarrà un mistero. Chissà, forse sono troppo forte anche per l'Area 51. Beh, che dire, ho affrontato anche il Divide. Peggio di così non mi poteva andare. Chiave necessaria. Questa invece si apre. Oh, un ascensore. Perché ho la sensazione che da qui non si potrà più tornare? Forse perché in fondo è così. Forse scendendo da questa parte incontreremo il nostro nemico. È molto profondo. Molto scuro. Siamo nelle estreme profondità della terra. Chiave dell'ambasciata. The fuck?
siamo. Si è sfondato tutto. Questo è stato inaspettato. Gabbia per Deadclaw. Mi stai dicendo che l'area 51 già li studiavano? Dove diavolo ci troviamo? Forse avevo ragione. Da qui non si torna più indietro. E quello è il clone di Frank Corrigan. È una bestia immane. È una bestia gigantesca. Ma forse possiamo ucciderlo con l'arma giusta. La spada delle mille verità. Muori, bestia maledetta! La carta d'accesso per la Weapon Lab. Grazie, Frank. Non sei stato così tanto un problema. Anche perché ti ho praticamente tagliato la gamba a metà. Valorosi soldati, morti per uccidere una bestia del genere. Sapevo che un giorno quest'arma avrebbe mostrato il suo vero potenziale. E qui ci sarà il nostro premio. Quale grande premio ci sarà per aver ucciso una bestia come Frank Corrigan? L'area 51. Quali immensi tesori nasconderà questo posto? Un sacco di energia aliena. Beh, questo è già qualcosa. Dei blaster alieni. E queste? What Particle Cannon? What Energy Rifle? E il Poseidon What? What? Cos'è questa meraviglia? Abbiamo ricevuto le armi dal Poseidon Research Facility. Queste armi devono essere una meraviglia. Fanno 114 e 20 di danno, ma questa deve essere probabilmente la più veloce. Ecco, infatti. Wow. 18. Anche questa è un'arma veloce. Wow, è bellissima. Devono avere anche un'armatura unica. Ne sono certo. Beh, hanno anche altre armi. Altri modelli di quest'arma. Oh no, sono troppo pesante. Elpatemi. Che dire. In fondo anche questa gita all'area 51 è stata un'avventura.